Siamo in un'aula dell'Istituto Vincenzo Reale di Fontanelle, un'aula che si è trasformata in un vero e proprio laboratorio dove diversi studenti stanno eseguendo delle prove allergologiche. Si tratta del quinto incontro della città con l'esperto organizzato dal Comune di Agrigento. Sono molto soddisfatto perché da parte dei genitori e quindi dei bambini c'è molta sensibilizzazione. Abbiamo voluto fare un primo incontro, diciamo, mattutino, dove c'erano le relazioni dei tre ospiti che ho invitato: la dottoressa Stefania Lagrutta del CNR di Palermo, la dottoressa Ferrande che è pure del CNR e il dottor Belluzzo che è l'allergologo che lavora con me nella mia unità operativa di pediatria. In più ho avuto la fortuna di avere il direttore del CNR di Palermo, il dottor Giovanni Viegi, che ci ha raccontato l'esperienza e lo studio del CNR nella città palermitana. Come stanno andando queste prove? Bene, abbiamo effettuato il primo prechitest a questa bambina della scuola media. Il prechitest è negativo, anche se fino a ieri sera ha preso l'antistaminico. Noi dalla nostra esperienza, utilizzando la migliore diagnostica, ci siamo resi conto che non dovrebbe essere un problema di allergia. Ma visto che ha preso l'antistaminico, la vogliamo rivedere martedì prossimo in ospedale. Per cui abbiamo ispezionato il naso e le mucose sono congeste. Io penso a un altro tipo di terapia, però ripeto, ho necessità di rivederla. Quanto è importante la prevenzione? Ma diciamo, la prevenzione è estremamente importante. Anche oggi si è detto appunto che le malattie di origine ambientale sono nella fascia pediatrica almeno un terzo delle malattie. L'asma, le allergie sono in netto aumento nel corso diciamo, dell'ultimo secolo e sicuramente l'inquinamento ambientale diciamo, è un fattore estremamente importante. Questo test a cui sono stati sottoposti oggi i ragazzi è stato accolto bene dai familiari, i quali hanno dato il consenso per effettuare questo test e quindi anche una risorsa in più per le famiglie perché previene delle spese e dà l'opportunità ai ragazzi che risulteranno positivi a questo test di poter andare in ospedale e continuare questa indagine.